Dal Vangelo di Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla quarta ed ultima domenica di Avvento. Fra meno di una settimana celebreremo il Natale del Signore Gesù. In questa quarta domenica la protagonista del Vangelo è Maria Santissima, insieme con la sua parente Elisabetta, ed è l'unica pagina di tutto il Vangelo in cui le protagoniste sono due donne, in un qualche modo le prime profetesse di cui abbiamo traccia nel Nuovo Testamento. Maria viene introdotta nel Vangelo di oggi da un riferimento al tempo, in quei giorni. Cosa era successo in quei giorni? Appunto Maria, dopo il sacerdote Zaccaria, aveva ricevuto l'annunciazione dell'arcangelo Gabriele, che le aveva detto che la potenza dell'Altissimo la coprirà con la sua ombra. Che cosa significa che la potenza dell'Altissimo coprirà Maria con la sua ombra? A cosa ci fa pensare questo riferimento? Perché questo particolare è importante per comprendere la motivazione del viaggio di Maria Santissima verso la montagna, verso la casa di Zaccaria e di Elisabetta. Ci fa pensare immediatamente all'Arca dell'Alleanza, questa cassetta di legno rivestita d'oro, finemente lavorata, che accompagnava il popolo di Israele nel suo pellegrinaggio nel deserto e che in sé conteneva le tavole dell'antica alleanza, i 10 comandamenti, quelli che Dio aveva consegnato a Mosè sul monte Sinai, e quindi garantiva in essa la presenza di Dio. E sopra la tenda che conteneva l'arca dell'alleanza c'era la Shekinah, c'era la nube che appunto faceva riferimento alla presenza di Dio, alla presenza dello Spirito Santo. Adesso la presenza di Dio non è più in quella cassetta, in quella tenda, la presenza di Dio è in Maria, nel cui grembo sta crescendo Gesù di Nazaret, il figlio di Dio che si è incarnato, che si è fatto uomo. Così come Gesù di Nazaret nasce nel grembo, nel cuore, nella mente di ciascuno di noi, se una volta ascoltata la parola di Dio permettiamo ad essa di incarnarsi nella nostra vita. Quindi Maria è l'arca della nuova alleanza, Maria è la vera arca dell'alleanza. Nell'episodio poi che il Vangelo ci racconta ci sono ancora altri particolari che fanno riferimento all'arca dell'alleanza. Essa, in uno scontro di guerra fra gli israeliti e il popolo dei filistei, era stata conquistata dai filistei, che per 20 anni l'avevano trattenuta nei loro accampamenti nella pianura. Quando Davide diventa re di Israele, esce in guerra contro i filistei e riconquista l'arca dell'alleanza. E questa arca dell'alleanza Davide la vuole portare a Gerusalemme, lì dove era il suo posto, nel Tempio, e per fare questo l'Arca dell'Alleanza sale dalla pianura
verso la montagna dove appunto era situata la città di Gerusalemme. L'arca dell'alleanza è salita, come anche Maria Santissima è salita verso la montagna. Questa arca dell'alleanza poi, prima di giungere alla città di Gerusalemme, per 3 mesi rimase nella casa di un uomo, Obed-Edom, vicino a Gerusalemme, e nella casa di questo uomo venne la benedizione di Dio, venne la prosperità, venne la salute, venne la gioia, venne la festa. Tutta la famiglia di questo signore era nella gioia. Tutte le cose che questo signore faceva riuscivano. Le sue greggi erano sempre più abbondanti, i frutti delle sue terre erano sempre più copiosi. Dove arriva l'arca dell'alleanza, dove arriva la presenza di Dio, arriva la benedizione e la gioia. La stessa cosa succede quando Maria Santissima arriva nel paese di Zaccaria e di Elisabetta. Anche lì entra Maria ed entra la gioia, entra Maria ed entra la benedizione, entra Maria ed entra la pace. Proprio come deve accadere nella vita di ciascuno di noi, se abbiamo permesso al Signore di essere presente nel nostro cuore ovunque andiamo. Questa è la firma di Dio nella nostra esistenza. Se dove noi arriviamo portiamo la gioia, la pace, la benedizione. 3 mesi l'arca dell'alleanza resta nella casa di questo uomo, 3 mesi rimane Maria Santissima nella casa di Zaccaria e di Elisabetta. Quindi è evidente che non è stato solo un motivo pratico, l'aiuto caritatevole, il servizio che Maria poteva svolgere nei confronti di Elisabetta a metterla in movimento, ma c'è stato anche un motivo teologico, c'è stato un motivo spirituale, c'è stato un motivo ancora più importante del servizio, che era quello di confrontarsi da parte di Maria Santissima con chi poteva comprenderla, con chi poteva dargli la certezza che non si era trovata su scherzi a parte quando l'angelo le aveva parlato, ma si era trovata nella realtà, nella verità di Dio che aveva annunciato che insieme alla nascita del suo figlio nel grembo di Maria un'altra vita stava venendo alla luce, la vita di Giovanni Battista nel grembo di Elisabetta. E quando Maria entra in quella casa ha la prova provata, come si dice, che era tutto vero. Infatti Elisabetta, quando lei saluta, risponde al saluto dicendo che Maria era benedetta fra tutte le donne, che era benedetto il frutto del suo grembo. Cosa ne poteva sapere Elisabetta di ciò che era accaduto nella vita di Maria Santissima, se non perché lo Spirito Santo glielo aveva rivelato? È bello sapere che il Signore è presente sempre, ovunque, anche quando le circostanze sembrano impossibili, come nella vita di Maria, giovane promessa sposa che ancora non conosceva uomo, come nella vita di Elisabetta, ormai anziana e fuori dall'età in cui una donna può naturalmente generare un figlio. Anche nella nostra vita, anche se a volte sembra impossibile, la presenza del Signore può esserci e noi dobbiamo portarla agli altri, questa presenza, così come Maria fece nella casa di Zaccaria e di Elisabetta. E portando la presenza di Dio, come già vi accennavo, noi porteremo la pace, noi porteremo la benedizione, noi porteremo la gioia. Quella gioia che dobbiamo sempre avere e che, come dicevo, è la firma di Dio nella nostra esistenza. Prepariamoci allora a vivere le stesse esperienze che ha vissuto Maria, ad essere servi del Signore, permettendo l'incarnazione della parola di Dio nella nostra esistenza
e dopo aver detto al Signore che siamo Suoi servi, a diventare servi degli altri, come ha fatto Maria, e diventando servi degli altri a portare a loro non solo dei gesti di carità, ma a portare loro la persona di Gesù, perché in questo modo e solo in questo modo abbatteremo ogni ostacolo fra la fede e la vita. In questo modo la fede non sarà più una semplice parentesi settimanale nella vita che conduciamo giorno per giorno, e in questo modo la nostra testimonianza sarà non soltanto la testimonianza di credenti, ma sarà una testimonianza credibile, perché porterà le caratteristiche della presenza di Dio, l'abbondanza di ogni benedizione, l'abbondanza della pace e l'abbondanza della gioia. Tantissimi auguri a tutti quanti voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, a tutti coloro che in un qualche modo vedranno questo video, questa puntata della Buona Novella. Un Santo Natale e un sereno Anno Nuovo.